spettatori di Erodoto, abbonati e non abbonati, e in questo senso coloro che hanno a cuore questo canale per il lavoro che fa, per lo spirito di ricerca nel trovare sempre nuove testimonianze sulla storia del nostro tempo e di quello passato. Ecco, se volete sostenermi e sostenere il canale, sarebbe assai utile che vi abboniate. Torniamo in questa nuova puntata ad un incontro con Gavino Puggioni, che, come sapete, ha lavorato per l'Istituto Storico di Como e oggi ci parlerà di un nuovo tema. Ecco, sentiamo Gavino. Di che ci parli oggi? Allora, manicomio di Como, l'ospedale psichiatrico di San Martino, detto manicomio di Como, è costruito nel 1882-1884. È una costruzione molto ampia, divisa in padiglioni. Ogni padiglione ospitava ricoverati per una patologia particolare. Interessante in questo manicomio c'è anche il fatto che uno dei padiglioni è dedicato alla pellagra, perché da queste parti la pellagra, soprattutto nella Brianza, era particolarmente presente. Si riteneva che la pellagra fosse una malattia di pertinenza psichiatrica. In realtà la pellagra che cos'era? Era una malattia dovuta alla fame, alla denutrizione, alla malnutrizione, ma non c'entrava niente con un problema degli psichiatri. Questo ospedale, questo manicomio, è stato costruito in una zona sud-est di Como, ben soleggiata, sul dosso di un colle. La zona si chiama Valleggio, questo colle, Valleggio. Viene costruito tra l'82 e l'84 dell'Ottocento. A un certo punto diventa ospedale militare di riserva. Ospedale militare di riserva perché? Perché arrivano i soldati rimandati dal fronte e affidati agli psichiatri. A me questa cosa qui era stata detta da tempo, che il manicomio aveva avuto questo effetto. Un giorno, la prima volta che entro in manicomio, mi accompagna un amico dell'istituto con la macchina, arriviamo alla portineria, 4-5 guardiani, del resto, vabbè, lo stabile ormai era dimesso, erano passati circa 20 anni dalla legge Basaglia. Comunque ci controllano e dicono: dovete fare il viale, salite, se tornate, trovate la piazzola, praticamente dove c'era il padiglione centrale. Arriviamo al padiglione centrale, scendo, entro, c'è un guardiano. Ma la cosa più impressionante era l'apparecchio, uno dei primi apparecchi per l'elettroshock, che era degli anni 30, quello proprio inventato da Ugo Cerletti, che è stato l'inventore, il primo applicatore dell'elettroshock.
ed era lì conservato come se fosse raffigurante perché era dentro in una teca di cristallo. E poi c'era il guardiano, ulteriore guardiano. Faccio vedere la documentazione e mi dice è più avanti sulla scalinata. Però a me interessava di vedere anche in che ambiente mi trovavo. Allora fingo di non aver capito e percorro un corridoio tutto in cristallo, la parte sopra luminosissimo, e camminando vedo che in fondo c'è una donna che ha un atteggiamento molto rigido, attonita, sta fumando. Dico, boh, chi sarà? Cosa le dirò? Buongiorno, buongiorno. Un indifferente salve, oppure ciao. Quando arrivo vicino, questa signora mi dice ciao, ma chi ti dà i vestiti? Li porti da casa o te li dà l'assistente sociale? Dico, guarda, per ora li porto da casa. In seguito si vedrà. E questa signora stava fumando, arrivano due infermieri, la prendono sotto braccio, la portano via, mi dice ciao. Io l'ho salutato e ho pensato, ecco, sono entrato nella comunità. Ritorno indietro, salgo lo scalone, c'è un ufficio dove c'è una segretaria, un'impiegata, e ci sono, poi c'è una addetta sempre alla segreteria, che però doveva essere una ragazza già dell'ospedale, del manicomio dismesso, no? Quelli che non sapevano dove mandare, magari li tenevano lì un po', potevano fare qualche lavoretto, perché il manicomio di San Martino era una colonia autosufficiente. C'era la fattoria, c'era la falegnameria, c'era l'elettricista e tutti erano ammalati, affidati agli psichiatri che lì svolgevano le loro attività. C'era un bellissimo orto, allevavano conigli che vendevano, avevano bestiame e si mantenevano così. Allora niente, salgo, trovo queste due persone, l'impiegata, la segretaria molto diffidente, dice lei deve parlare con le dottoresse, le psichiatre che sono qui. Le psichiatre mi ricevono, spiego le mie motivazioni e mi accolgono bene, dicono interessante, qualcuno si interessa ancora e così via. E mi danno l'autorizzazione alle ricerche. Io non pensavo di entrare subito nell'archivio perché avevo bisogno di vedere altri documenti prima di sapere come addentrarmi in una quantità enorme di cartelle cliniche. E la segretaria lì mi dice: no, in archivio ci si va dopo. Prima deve fare la ricerca sui registri, ma adesso i registri non ci sono. Dico, quando li posso trovare? Li rimetto da parte. Allora, chiedo quando, mi dice settimana prossima. Il parco lì del manicomio era bellissimo perché prendevo i colori autunnali, esco. Vedo un altro padiglione dismesso, entro e vedo com'era in stato d'abbandono, di degrado totale. Poi c'erano le scritte sui muri che erano state lasciate dei ricoverati, qualcuna anche di tono lirico, qualcuna solo delle frasi di protesta. E niente, scendo a portineria, esco e dico: ma adesso cosa faccio? Lascio perdere. Era una ricerca che a me particolarmente interessava. Allora dico, vabbè, no, vado in biblioteca e incomincio la ricerca dalla biblioteca.
E in biblioteca trovo parecchie cose che riguardano l'ospedale psichiatrico di Como. Tra l'altro c'erano le relazioni sullo stato dell'ospedale psichiatrico che il professor Maggioglio pubblicava ogni anno per conto della provincia di Como, che era proprietaria dell'ospedale psichiatrico. E incomincio a leggere. Ed ecco che arrivo dunque 1915, perché era il periodo che mi interessava, i soldati affidati agli psichiatri rimandati dal fronte, e trovo delle cose che non riesco a capire. Intanto, per quelli rientrati dal fronte e le sedi affidate allo Stato, non erano molti, erano 92. La cosa, dicevo, no, non quadra, da quello che so io non quadra. Però cosa scopro? Che ci sono una quantità enorme di disperati. A parte che iniziava dall'aprile del 1915. Quelli ricoverati dall'aprile del 1915, scoprirò se comprendevano altre persone quando sarò in manicomio, potrò consultare le cartelle. Comunque faccio le fotocopie di questi, prendo i dati, i numeri e così via, riempio una cartelletta. Qualche tempo dopo mi danno la possibilità di rientrare in manicomio, torno in manicomio e mi mettono i registri. I numeri non coincidono. Cosa era successo dall'aprile 1915? Un sacco di questi uomini, già militari, erano ritenuti simulatori e rimandati in caserma. La cosa divertente era quella di un napoletano, che come lo rimandavano in caserma, lo rimandavano in manicomio. E questo, passato mezza guerra, dalla caserma al manicomio, dal fronte al manicomio, ogni volta ne inventava una. Poi guardo attentamente, nel corso della guerra i ricoverati crescono, sono sempre di più, ma ci sono anche i soldati austriaci e poi in seguito tedeschi, ricoverati non come militari, non a carico dello Stato, ma come prigionieri di guerra. Nelle cartelle, nelle relazioni del Maggioglio, c'erano che moltissimi erano dismessi, guariti dismessi. Ma chi erano tutti questi guariti dismessi che superavano il numero dei ricoverati? Dai registri risultava che erano i prigionieri austriaci, i prigionieri tedeschi, venivano trattenuti per un periodo come illegalmente, secondo il Trattato di Ginevra, fatti lavorare, e poi dopo un po' li rimandavano a casa. Questi soldati austriaci, soprattutto meno i tedeschi, si tenevano a rimanere a Como, perché almeno a Como mangiavano, sapevano che già l'Austria era la fame. E quindi cercavano di rimanere lì sempre di più e anche di darsi da fare nel lavoro sperando di essere trattenuti. A me questo l'ha raccontato un signore, che tra l'altro è stato l'inventore del TAP, quella plastilina che si modellava, che era fatta con la terra cresta, vina, villa, che vendevano nelle cartolerie.
e si chiamava perché era Dario Sala. Lui l'aveva inventata come DAS perché la usava per la ricostruzione di bassorilievi. Lui era un artista, faceva ricostruzione di bassorilievi e come poteva farla? Aveva inventato questa cosa e la faceva così. Poi alla fine di Regira, la storia è lunga, si la compra la Pongo, il gas diventa Pongo, a fama mondiale, oggi non so se si usa ancora nelle scuole, ma di solito si usava per fare delle piccole strutture all'elementare, alle medie. E lui mi dice, ma io quando ero bambino andavo al porto di Como e c'erano questi clienti che lavoravano, prigionieri. E mio papà mi raccontava che erano quelli che erano in manicomio che mandavano a lavorare lì. Però sui registri non risulta niente. Nelle relazioni del Matioio non risulta niente. Anche perché secondo il Trattato di Ginevra non potevano essere trattati così. Niente, comunque continuo a consultare questi elenchi. La cosa interessante è che proprio che lì è stato ricoverato il poeta Clemente Rebora, quello della famosa poesia Fratello, quel soldato che rantola, ferito durante un assalto, rimane lì anche un altro che è meno grave e lo prega di non rantolare più anche lì. Vorrebbe eliminarlo per fare finita questo rantolio, questa invocazione di aiuto. E allora mi sono documentato un po' su Clemente Revola. Clemente Revola è stato in manicomio prima a Como, poi mandato in manicomio a Varese, e poi vabbè, ha avuto altri titoli per il manicomio, ma vabbè, questa è una curiosità che era capitata per puro caso. La cartella clinica poi non riesco a trovarla. Trovo un fascicoletto dove c'è Clemente Revola, dentro c'è trasferito Varese. Alla fine, un bel giorno, mi viene dato il permesso di andare in archivio, dove comincerò a consultare le cartelle. A me non interessava dal punto di vista psichiatrico, perché io non sono uno psichiatra, mi interessava di sapere chi erano queste persone, come mai finivano lì. Nel frattempo, però, in biblioteca avevo trovato un medico psichiatra, poi professore, che a un certo punto, proprio prima della guerra, arriva a Como. Arriva a Como nel 1912. È un cremonese, laureato in medicina, la specializzazione psichiatrica propriamente come la intendiamo oggi o anche 40 anni fa non esisteva, però lui si dedica alla psichiatria. Ma perché viene mandato a Como Ernesto Cascanaldi, il nome di questo medico? Viene mandato a Como perché Como c'è la pellagra. I pellagrosi sono ricoverati in manicomio affidati agli psichiatri. Lui è stato il primo grande studioso in Italia di pellagra e già aveva fatto una pubblicazione, anzi due pubblicazioni, una associata a un altro medico e una è la prima invece fatta propriamente da lui. Queste due pubblicazioni io le avevo trovate su una bancarella e sapevo chi era Cattamalli. Quando ho visto Cattamalli allora ho ricostruito un po' tutto, ma poi scopro un'altra cosa, che Cattamalli è stato mandato a Como anche un po' perché per raccomandazione, diciamo, del Partito Socialista.
perché lui è stato un socialista ed era stato mandato dal Partito Socialista della Federazione di Milano a Como, perché Como i socialisti non andavano d'accordo, non riuscivano a trovare un accordo tra di loro. E lui viene, cerca di mettere un po' a posto le cose, però viene assegnato all'ospedale psichiatrico di San Martino e rimane lì. Quando arriva la guerra, lui è non interventista. È non interventista, però in guerra ci deve andare perché ha bisogno di medici psichiatri. E viene mandato in guerra, lascia l'ospedale psichiatrico. Nel frattempo si crea in Italia il Dipartimento Militare di Psichiatria, cosa che già esisteva in Inghilterra, in Francia, in Germania e anche in Austria, ma in Italia non esisteva. Questo Dipartimento di Psichiatria pubblica una rivista su relazioni di quello che trovano in guerra. Le tre riviste uscite, perché ne esce uno ogni anno, ma già nel 17 viene sospesa, perché col 17 la guerra prende altri aspetti. Me le ha date il professor Mario Vanini, uno psichiatra che io incontro sempre in manicomio. E sono delle riviste interessanti per le quali si può rilevare chi era considerato malato affidato agli psichiatri. Cerco di leggere queste riviste, molto specialistiche, però qualche cosa o lo capisco, me lo faccio spiegare. E proseguo le mie ricerche all'ospedale psichiatrico. Allora dico, per capire chi sono questi personaggi, devo vedere cosa dicono le cartelle. Intanto il Cazzamaglia è stato rimandato a Como, perché Como diventa ospedale militare di riserva, dove venivano ricoverati i soldati affidati allo psichiatra. Secondo Bello Milano erano i due ospedali per militari, manicomi per militari della Lombardia. E questo è, così, è una parte di come si svolge questa mia ricerca. Quando vado sulle cartelle, scopro una cosa, che i medici che c'erano lì, a differenza forse del Cazzamalli, che forse anche per quello è stato mandato in guerra, erano tutti lombrosiani, della psichiatria positivista. Perché la psichiatria positivista cosa diceva? Che esiste solo il corpo, non esiste il pensiero, l'anima, no, esiste solo il corpo. E l'uomo lo si definisce dalle misure, per esempio, del volto, quanto è vista, quanto è ampia la fronte, quanto è alta la fronte, che distanza c'è tra la radice del naso e le labbra, la distanza degli occhi, la curvatura delle sopracciglia. E si definisce se uno è delinquente, se è matto, se può guarire, se non può guarire. E le cartelle sono tutte redatte con questo tono. La cartella che più mi ha colpito è stata quella di un cremonese, un contadino cremonese. Formaggini, Virgilio Formaggini, è uno dei primi chiamati in guerra.
combatte sul col di lana, il col di lana che gli alpini chiamavano col di sangue, perché in realtà il col di lana, che doveva essere una delle punte per lo sfondamento e compiere la passeggiata a Vienna, come aveva progetto il Cadorna, diventa una zona di combattimento feroce, di cui nella storia della prima guerra mondiale non se ne parla tanto. Deve essere uno che è un ricercatore particolare che va a vedere il Col di Lana, oppure se si va verso il Col di Lana, c'è qualche pubblicazione di un ricercatore locale che ha pubblicato qualcosa. E cosa è successo a questo formativo, Virgilio Formativo? È scoppiata vicino una bomba. Scoppia la bomba a uno scotta. Non parla più, non si sente più, ha uno sguardo attonito, è rigido nei movimenti. Questo è un normalissimo shock che può venire da una cosa improvvisa che chiunque può succedere, però ha tutto un periodo più o meno lungo di ripresa. Io mi consultavo sempre con queste dottoresse psichiatre e poi anche con il Vanini, professor Mario Vanini, per sapere cosa voleva dire dal punto di vista clinico. E mi spiegavano, mi dicevano che erano anche un po' entusiasmati. Vanini poi ha fatto in contemporanea una ricerca sui soldati comaschi ricoverati in guerra e così via. Guardo la cartella clinica di questo formativo, appunto, cioè, non è che ci sono i parametri, uno va in ospedale oggi. Parametri sono temperatura, pressione, stato di coscienza. No, lì erano le misure della fronte, distanza degli occhi, curvatura delle sopracciglia. Accidenti, dico, ma chi è questo psichiatra per scrivere? Allora cerco di guardare, anche perché conoscevo altri psichiatri dell'epoca di cui avevo letto, che tenevano delle conferenze dicendo che da queste misure antropologiche, l'ombrosiane, anche Giacobbe, cioè l'imperatore d'Astria, con certo Giuseppe, era pazzo. Questo andavo in giro a tenere queste conferenze. Allora dico, ma vediamo chi sono questi, confrontiamo le calligrafie, dove si trova una firma che poi non firmavano mai. Era sempre il relatore, timbro il relatore, e uno sforzo illeggibile. Cosa scopro? Da altri scritti autografi del Castanelli, che ho trovato in biblioteca, scopro che la cartella clinica lì e poi tutta la procedura che c'era stata per questo formativo era stata seguita dal Castanaldi. Quando era stato accolto dagli altri psichiatri che c'erano al manicomio di Como. In seguito era stato seguito dal Castanaldi. Allora, il Castanaldi cosa fa? Lo visita, sembra, non sembra che abbia dei disturbi di tipo psichico, anche perché Castanaldi possiamo dire che era un precursore di Basaglia. Non era troppo d'accordo su quel tipo di psichiatria. Aveva già pubblicato un libro, un panfleto di una certa sostanza, in cui si spiegava come la guerra avrebbe influito sulla personalità dei soldati, ma anche degli italiani e sulle generazioni successive. E il Castanaldi cosa fa? Non può fare altro che farlo girare per vari manicomi, dove alla fine decidono
guerra finita, che Formatini non è nato. È semplicemente sordo, muto, lo stato così diatonico non ce l'ha più, qualche cosa con i segni comunica, e lo manderò a casa. Guarito, chiuso. La cosa è stata quella base su cui ho basato le altre ricerche. In fin dei conti, le altre ricerche, le altre cartelle, non dicevano molto di più. Potevo fare un elenco della provenienza di questi soldati, del fronte dove erano stati, dei combattimenti che avevano avuto prima di di essere mandati in manicomio. E poi scopro anche un'altra cosa. Questo leggendo il diario di Mussolini, diario di guerra di Mussolini, lo si può sapere. Mussolini parla di soldati che andavano vagabondando per il fronte, nascondendosi anche in caverne, che si cibavano di carne umana, e tiravano lungo il fronte. Allora, questi soldati qui non sono esistiti come la leggenda, anche Mussolini dice queste sono leggende che si diffondevano, ma erano soldati che avevano un vagabondaggio, cioè venivano colpiti da questo vagabondavano così, perché l'idea del soldato quando era uscire dalla trincea era quello di trovare i punti morti per poter arrivare fino al nemico senza essere colpito. Questi soldati cercavano il punto morto, ma erano tanto fissati nel cercare il punto morto che finivano per vagabondare. Tiravano per i boschi, mangiavano radici, mangiavano bacche, qualcuno diceva mangiavano cadaveri. Insomma, il vagabondaggio crepuscolare era questo. E molti di queste cartelle cliniche parlavano di vagabondaggio crepuscolare. Ci ho impiegato un po' a arrivare a sapere che cos'era di profilo, perché anche gli psichiatri che consultavo non riuscivano a definirlo. E saranno quelli che si mettono a camminare, ma vabbè, come si mettono a camminare? Perché si mettono a camminare? Poi poco a poco mi salvo a sapere bene di cosa si tratta. Padre Gemelli parla di questo vagabondaggio crepuscolare in un suo libro sulla psichiatria, una sua pubblicazione sulla psichiatria militare. Padre Gemelli non era ancora francescano quando era psichiatra in guerra e scrive queste pubblicazioni prima e dopo essere diventato frate francescano, l'Università Gemelli e così via. Ci vengono in aiuto due personaggi. A una libreria antiquaria di Bologna trovo un opuscoletto. Questo opuscoletto è una tesi sulla psichiatria di guerra, di prigionieri di guerra. L'autore di questa tesi è Amedeo Dalla Volta, grande psicologo, amico di Padre Gemelli. Però non si trova niente di Amedeo Dalla Volta. Si trova un suo manuale di psicologia, che è ritenuto un manuale fondamentale di psicologia, però della biografia di Amedeo Dalla Volta non si trova niente. Allora,
come faccio a sapere qualche cosa? Gira, 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 trovo che il nipote di Amedeo Dalla Volta, che si chiama Vittorio Pinti, è un ingegnere, il capo ingegnere delle Ferrovie dello Stato, che ha fatto grandi lavori per le Ferrovie dello Stato, e riesco tramite l'Istituto di Storia Contemporanea di Alessandria, perché lui era stato partigiano in Piemonte, aveva combattuto in Piemonte, mi danno il numero di telefono, perché era in contatto con l'Istituto Storico per la Resistenza di Novara. E telefono all'ingegner Pinti, il quale cordialmente mi ascolta e mi dice: ma noi non sappiamo niente, né io né mia figlia né i miei parenti, non sappiamo niente di questa tesi. Dico: guardi, io la fotocopio e gliela invio. Sulla tesi c'è anche la dedica al professore relatore. Ovviamente fotocopio questa tesi che era stata pubblicata a Firenze, gliela mando, ci sentiamo nuovamente per telefono, evidentemente lui se l'ha informato di Piero. E nel discorso così viene lui, sa che io ho pubblicato degli articoli sulla storia di alcune ferrovie, e mi dice: io sono alla ricerca di qualcuno che possa dirigere la nostra pubblicazione, non c'è bisogno di essere iscritti all'albo, perché è una rivista scientifica e basta che ci sia un direttore che dirige questa rivista. E dico: ma guardi, io per tanti motivi non sono in grado di farlo. Prima di tutto perché non mi sento all'altezza di dirigere una rivista di questo tipo. No, ma non fa niente, ci sentiamo. Noi dico: no, ma poi io ho anche altre difficoltà che me le inseriscono. Però lui cosa fa? Mi racconta di questo Amedeo Dalla Volta, tutta la biografia. Amedeo Dalla Volta, tra le altre cose, era andato presso gli indiani Esi per studiare la società di questi indiani Esi. Gli indiani Esi sono i primi a diventare cattolici, i primi nativi nordamericani a diventare cattolici. E lui va a fare questa ricerca sempre per conto di padre Antonio. Però ci soffermiamo su che cosa? Ci soffermiamo su questa sua tesi di laurea. La tesi di laurea riguarda anche l'aspetto sessuale di questi prigionieri dei campi di prigionia austriaci. È interessante, se solo leggere l'indice, è interessante gli argomenti che tratta. Però sulla tesi non c'è scritto a quale campo di prigionia si riferisce in Austria, perché ce ne sono stati molti. Molti poi vengono trasformati, come quelli in Germania, in campi di concentramento. E poi dice anche l'aiuto, insomma, queste ricerche si fanno in collaborazione, uno non riesce a fare tutto da solo, con un amico che era assistente della professoressa Bruna Bianchi alla Capolta di Venezia, il quale mi dice: ma tu hai trovato la tesi di Dalla Volta, ma sai da quanto tempo la stiamo cercando? E guarda, io l'ho trovato in una libreria antiquaria,
mi sembrava una cosa interessante e l'ho comperata. Dice, ma noi l'abbiamo cercata, non c'è neanche alla biblioteca di Stato. E niente, così lui si mette durante le ferie a fare ricerche di dove poteva essere questo campo di concentramento. Scopre che non è in Germania, né tanto in Austria, ma in Ungheria. E si suppone che dalla volta sia stato lì. Poi sui resti del campo di prigionia rimaneva ben poco, perché con le vicissitudini dell'Ungheria molti dei documenti sono andati dispersi. Però io anche da questa tesi di laurea riesco a capire quali sono questi militari portati in manicomio, dove la gran parte di loro non sono pazzi, sono semplicemente delle persone che hanno subito dei traumi, che magari hanno dei comportamenti non consoni a quello che doveva essere l'esercito. Poi con la guerra 15-18 c'è da dire una cosa interessante, e anche questo non è una cosa mia che so io, è una cosa che hanno spiegato anche alcuni studiosi di psichiatria, più o meno psichiatri, più o meno storici, ma la confermano sempre a vista, che passati dalla psichiatria positivista a una psichiatria differente. Si abbandona la psichiatria positivista e si passa a una psichiatria come quella che arriva fino agli anni 50, dove cosa nasce negli anni 50? Nascono gli psicofarmaci e da allora vengono curati come malati mentali e non più sotto l'aspetto antropologico. Poi a un certo punto l'archivio deve essere chiuso perché deve essere trasferito, deve essere collocato in un archivio di Stato, l'archivio di Stato non si sa quale sia, e tutto viene chiuso e io non posso più andare nell'archivio. Era la fonte principale perché dai registri rilevavo i numeri. Sapevo la provenienza dei militari, sapevo il periodo circa di degenza, la diagnosi molte volte imprecisata. La fine di queste persone, ecco, poi per esempio ce n'erano molti che erano resistenti o considerati simulatori. O simulatori che si pentivano e andavano al fronte. Ecco, questa era un po' la situazione di questi militanti. Io finisco per lasciare tutto a metà, poi mi telefona un professore universitario, dice io un allievo che vorrebbe fare una ricerca sempre tramite l'istituto sull'archivio dell'ospedale psichiatrico. Questo va l'ospedale psichiatrico non ottiene il permesso per una consultazione degli archivi. La cosa interessante è che prima di venire via dall'ospedale psichiatrico mi faccio portare in biblioteca proprio una cosa che quella sì demenziale. Erano dei libri anche abbastanza rari, anche 700 testi, su questioni di psichiatria, anche se allora non era proprio psichiatria, ma così, dove erano state strappate le stampe, oppure c'erano state stampe piccole ritagliate. Quando si vuol fare così un libro interessa, lo si prende e lo si porta via. Non si ritagliano le stampe, non si strappano le stampe.
Cosa fai? Lo appiccichi in casa, nello studio, perché sei psichiatra, fai vedere che sei andato sui sacri testi antichi? No. Ecco, questa è la storia dei miei ingressi in ospedale psichiatrico. Una domanda, che anni erano questi in cui tu facevi le ricerche sulla psichiatria Com? Dunque, pensando bene, anche guardando gli appunti, perché poi perdo anche un po', erano senz'altro gli anni 90. Perché in un appunto indico che erano passati 20 anni dall'approvazione della legge Basaglia. L'approvazione della legge Basaglia mi sembra che sia nel maggio del 70, comunque nel 70. Io penso che ho iniziato da quando ero all'istituto, negli anni 90, insomma, proprio con precisione, non so dire. E quanto tempo è durata? Ma è durato un po' di tempo, perché per accedere alle cartelle cliniche ci è voluto parecchio. Le cartelle cliniche, io sono stato a esaminarle una per una, quelle che riguardavano i militari, perché volevo vedere cosa si trovava. C'erano anche queste lettere, c'erano addirittura disegni, però non potevo fotografare, non potevo fare niente, dovevo guardare e chiudere i corsi. E ora che tutto questo materiale in che archivio si trova? Ma sempre che sia andato a Parma, all'archivio di Stato di Parma, però non è certo. All'archivio di Como, l'archivio di Stato di Como è chiuso, non esiste più. Già era capiente, non accettava più niente, perché io ho tentato di portare delle cose lì, ma la dottoressa era Ronchetti, Laura Ronchetti, che era la direttrice, mi ha detto non portare niente, conserva tutto a casa, perché qui quello che arriva va disperso. E quindi non era così. C'è una cosa interessante, un episodio interessante che ho avuto all'interno di questo ex manicomio poi in disuso, c'era anche un momento, un bar. E siccome io ci stavo tutta la giornata, verso mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, quando c'è la pausa degli operatori che c'erano ancora lì, vado a questo bar. Mentre mi incammino in uno di questi viali, che è un parco, poteva essere un giardino botanico, colori autunnali splendidi. Mi cammino, trovo un signore e mi dice: ma tu, i soldi che li dà l'assistente sociale, stai attento che quello è una ladra, perché te ne dà pochi. Sai io cosa faccio? Vado al banco, li cambio e diventano tanti. Allora ci incamminiamo verso il banco, ma adesso vi faccio cambiare archivio. Questo cosa faceva? Se li faceva cambiare, gli davano i 650 lire. E lui si sentiva con tanti soldi. Poi quando li ho cambiati, gli ho detto: guarda, adesso ne ho tanti anch'io. Vuoi caffè? Ti offro il caffè. E io ho offerto il caffè. Lui se n'è andato contento perché non ha speso soldi. Ha bevuto il caffè. È tornato nel reparto dove E tu sei diventato ricco per lui poi. ero. Io sono diventato arricchire. Senti, un'altra cosa, ma negli anni 90 c'erano ancora i ricoverati nel manicomio di Como? Ecco, diciamo che c'erano i residui, quelli che non sapevano dove mettere perché non avevano famiglia, non avevano trovato posti dove potevano essere accolti.
e quindi venivano tenuti lì fin tanto che trovavano una comunità dove metterli, e poi finivano in una comunità dove li accoglieva, e poi stavano in queste comunità psichiatriche, di cui non so che fine hanno fatto. Uno dove c'erano soldati della guerra, della seconda guerra mondiale, che era stato in manicomio, era andato a vedere, erano molto anziani ormai, e c'erano anche quelli che erano entrati in manicomio perché erano stati antifascisti, perché il manicomio di Como era stato anche un rifugio per gli antifascisti. Il manicomio di Como, che era una cellula del PC, che d'accordo con gli psichiatri, quando uno aveva dei problemi con la politica fascista, lo riconoscevano pazzo, lo ricoveravano in ospedale psichiatrico e rimaneva lì. Qualcuno poi è stato montato anche nelle brigate partigiane dopo essere uscito, dopo che da lì era naturalmente risultava uscito dall'ospedale psichiatrico, non risultava diverso. Senti, ma sì. Casi psichiatrici di cui tu hai parlato rispetto alla Grande Guerra, ce ne sono stati allo stesso modo anche nella seconda? No, nella seconda molto meno, anche perché non era più una guerra di trincea, uno scontro frontale. Generalmente i soldati giravano, quelli che sono andati in Russia, ecco, in Russia ce n'è stato uno che ho conosciuto da bambino. Questo aveva questo atteggiamento di vagabondaggio crepuscolare. Era tornato dalla Russia, anche in agosto girava con il cappotto, la sciarpa, il cappello, e camminava per le strade, andava a Como, andava faceva chilometri, entrava in tutte le chiese, si fermava a pregare. E poi quando c'era un crocevia si metteva a fermare le macchine, a passare tipo vigile. Era inavvicinabile, però una sorella mi ha detto, perché lui era stato un ufficiale che aveva diretto il rientro dei carri armati. Poi fossero stati carri armati o autocarri o insomma di mezzi. Così. E lui si era messo da qualche parte a indicare il rientro così. E allora dice, adesso che è tornato, fa così, queste cose, va sempre in giro, però è bravo, non fa male, non ha mai fatto del male a nessuno, lui è convinto che stia rientrando dalla Russia, si veste così anche d'estate perché lui sente il freddo della ritirata di Russia. Ecco, questo è stato l'episodio. Tu mai ci hai parlato? No, perché non parlava. Camminava, faceva questi gesti, andava in chiesa a pregare. Trovava una chiesa, entrava, si inginocchiava e pregava. E questa devozione la sorella non me l'ha mai spiegata. Perché lui ha detto che era partito, che non era una persona devota. Era uno che, vabbè, così, cattolico, ma non protestante, non particolarmente devoto. In fin dei conti era partito per un ragazzo. Era un ragioniere di banca, già assunto in banca quando era partito. Ragioniere di banca era a un certo livello negli anni 40. Ho capito. Guarda, allora mi sembra una narrazione questa
relativa all'ospedale psichiatrico di Como, molto interessante. Tu avevi accennato anche agli emigranti che erano rientrati dalla Francia, che erano stati ricoverati, un qualcosa del genere. Ecco, allora, questa è un'altra questione molto complessa. Allora, aspetta, la affrontiamo nella prossima puntata. Ora terminiamo qui e ne riparliamo la prossima volta. Va bene, va bene.